Felice giorno della Repubblica, ragazzi! E noi lo festeggiamo con un allenamento, ok? Iniziamo subito con un riscaldamento, lavorando sulla mobilità. Ricordate di iniziare sulla caviglia, ginocchio e l'anca. Lavoriamo sulla mobilità toracica, sulle spalle, le scapole e il collo, ok? Già lo abbiamo fatto un sacco di volte, quindi fatelo a casa. E subito dopo vi prepariamo per fare un workout. Ieri l'ho fatto con i ragazzi più avanzati. Noi faremo lo stesso workout, ovviamente abbiamo calato la ripetizione, ma i movimenti sono praticamente tutti gli stessi, ok? Faremo un workout con 9 movimenti. Nel primo movimento avremo bisogno della corda, saltare la corda. Se non siete bravi, se non riuscite a fare più di 3 salti, non c'è problema, mettetela in parte e lo fate in questa posizione. Ogni volta che tocca per terra faccio un salto, ok? Bene, faremo 50 salti. Una premessa molto importante: ognuno deve gestire l'intensità, siete voi che dovete gestire l'intensità, eh? Fermatevi prima di arrivare al punto KO, ok? Così riuscite a continuare. Se ci sono tante ripetizioni, potete spezzarlo. In questo caso, che sono 50 salti, potete fare 10 salti, mi fermo un attimo, 10 ancora, mi fermo, fino a completare i 50. Ok? Bene, secondo movimento, gamba aperta, braccio in alto, jumping jack. Ok? Anche qui faremo 40 ripetizioni. Stessa premessa, se devo fermarmi, mi fermo. Cercate di prendere un numero, sempre lo stesso numero, per dire, eh? Ogni volta che faccio 10 mi fermo. Quindi faccio 4 volte a 10, completo i 40 del jumping jack. Bene, prossimo movimento, mountain climbing. Vado a terra, una gamba avanti, l'altra dietro, e cambio, 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 fino a completare 30 ripetizioni. Subito dopo, passiamo con gli squat. Ricordatevi, leggermente aperta le punte dei piedi, porto il sedere all'indietro, braccio in avanti, salgo e estendo. Faremo un totale 25 ripetizioni. Iniziamo dalla terra adesso. Ok, per il prossimo movimento, il sit-up, il movimento numero 5. Vado, tocco dietro, tocco punta dei piedi, dietro, punta dei piedi. In totale faremo 20 ripetizioni di sit-up. In questo movimento faremo degli affondi, con il passo in avanti. Faremo un totale 20 ripetizioni, 10 per gamba intercalando, eh? Passo in avanti, cambio, cambio. Anche qui potete fare 10, una pausa e altri 10, ok? Bene, prossimo movimento. Andiamo a terra, faremo dei piegamenti, ok? Questa volta saranno 10 piegamenti. Potete fare 5 e 5. A terra, scendo bene, stendo. Ginocchio a terra lo stesso, eh? Movimento completo, movimento ampio, eh? 5 e 5 o 10 se riuscite. Il prossimo movimento sarà il yoga wap. Restiamo a terra, mano nella stessa linea della spalla, larghezza dei piedi stessa della spalla, posizione de plan, scendo, guardo bene in alto, contraigo addome, vado dentro, guardo in alto, contraigo l'addome. In totale saranno 10 ripetizioni di yoga wap. E l'ultimo movimento faremo solo 2 ripetizioni, che sarà il burpees. Lo faccio di fronte così vedete. Scendo la posizione del squat, vengo in avanti, mi sdraio per terra, stacco le mani, alzo le mani, accompagno con il sedere, della posizione del plank faccio un salto in avanti e salto. Vado a terra ancora una volta, mano a terra, passo all'indietro, petto a terra, faccio lo stesso, posizione del plank, salto in avanti, salto in alto. Sono 2 ripetizioni. Bene, faremo una piccola pausa di 3 minuti e ripetiamo il workout ancora per altre 3 volte. In totale lo faremo per 4 volte.
E una volta finito ci restano 10 minuti di stretching. Ragazzi, manca poco, eh? Manca poco per riuscire a fare le lezioni in vivo. Manca poco per vedervi, ok? Teniamo duro che siamo lì. Ci vediamo giovedì, ragazzi. Buon allenamento.